Tennis Training School c'è davvero dell'alto livello in tutti i settori. Sono in compagnia di Ginevra e Antonio, che sono fra i migliori d'Italia. Ginevra, se non sbaglio, hai fatto gli esami delle medie da poco e alla tua età, insomma, a quest'ora sicuramente i tuoi compagni staranno festeggiando, saranno in vacanza. Invece tu, voi, siete qui da stamattina che vi allenate. Io mi alleno tutti i giorni perché comunque voglio raggiungere un obiettivo, che è quello di entrare anche nelle top 10 del WTA, e quindi allenandomi tutti i giorni spero di raggiungere questo risultato. Qui c'è davvero un ottimo team, un gruppo di professionisti, sia di giocatori che ci sono passati e sia chi è in campo con voi. Quindi è molto stimolante avere davvero un gruppo ricco intorno a voi, giusto Antonio? Sì, sicuramente ci alleniamo tutti i giorni insieme e condividiamo questo sport e la nostra passione, ed è sempre bello stare uniti perché siamo un gruppo forte e uniti, e ogni giorno abbiamo un avversario diverso con cui giocare, quindi è più stimolante. E invece, parlando di gioco, qual è la giocatrice che preferisci incontrare? Insomma, che dici, con questa giocatrice, con questo tipo di gioco io riesco a giocare bene? Con una che comunque mi dà molto più ritmo, che tiri forte, sperando non più di me, però comunque sia che mi dà un ritmo, se no se gioco con delle ragazze che spezzano il ritmo non riesco a trovarmi bene. Non ti piace tanto? No. Quindi siete due ragazzi giovanissimi e sicuramente per diventare forti c'è sempre un sogno. Qual è il tuo, Antonio? Il mio sogno è vincere Roland Garros e anche quello di diventare il numero uno al mondo. E perché proprio Roland Garros? Perché la terra è la mia superficie preferita e mi definisco un terraiolo. Ecco, quindi siamo sulla terra rossa. Io fino adesso nelle puntate di Circolando non ho mai perso le sfide, ho sempre fatto dei doppietti.